Ciao a tutti ragazzi, qui c'è Angelo2004. Come potete anche già vedere, sono con la carriera di allenatore. Faccio vedere subito la mia rosa. Questa qui è la rosa del miliardo di budget. I giocatori mi sono arrivati potenziati al massimo, cioè una cosa impressionante. Anche le panchine sono incredibili. Touré 98, Strootman 92, Totti 99, cioè una cosa incredibile. Io ho solo. Cioè io non ho modificato nulla, ho solo comprato i giocatori che volevo comprare. Perché di fondo vedete che sono rimasti ancora 34 milioni e 1 milione e 100 di budget per i giocatori. Scusate un po' per la voce, ma sono un po' raffreddato, quindi. Ho trovato niente in Francia, Germania, piacere. Ok. E niente ragazzi, ci becchiamo la prima partita. Ragazzi, potrei anche vendere Nigolan a 90 milioni, c'è cioè una cosa impressionante. Nigolan, Ibrahimovic, Strootman invece quanto si vende? 94 e mezzo. Ancora meglio, porco due. Ha uno stipendio molto più piccolo e si vende molto di più. Incredibile. No, 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 io non li vado a vendere questi due. Vorrei tanto vendere tipo un bel Di Maria. Ancora non posso. Eccolo, Pjanic potrei vendere. Pjanic che io non lo uso. Vai, aggiungi la lista di trasferimenti. Vai, 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 vai. Niente, ragazzi, bello. Ok, ragazzi, ecco qui la prima offerta per. Quanto? 68 milioni? Così poco? Aspettate che faccio un attimo una cosa. 0, 0. Vediamo almeno 80, 85 dai. Abbastanza, no? 85 milioni, incredibile. Così poco vogliono loro i bastardi, eh. Cioè mi offrono pochissimo per Pjanic, che è un grande giocatore, anche giovane, quindi crescerà ancora di più, penso. Il 23enne Alaba è venduto, beh, quello si sapeva. 77, vedete che è già salita di 11 milioni. Andiamo a 80. Fate sempre così, 82. Adesso tocca salire sempre un po' di meno. Che lo vogliono proprio Pjanic, come potete anche vedere. Andiamo. Avanza, interrompi simulazione. Pjanic, 85 milioni vogliamo noi per Pjanic. Mamma mia, ragazzi, lo so, siamo dei ladri. No, va, no. Cosa è successo? Abbiamo deciso di accettarla e di proseguire con la trattativa. Avete visto, ragazzi, 82 milioni adesso ci arrivano. Quindi arriveremo precisamente a, mio Dio, a 120 milioni, 130, così arriviamo praticamente. Ok, andiamo, vai, 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 vai. Ok, giocatore venduto. Ci sono arrivati i big money. Hanno dato solo 69 milioni al budget, scusa. Vabbè, 103 milioni non è male per niente. Io vorrei un attimo andare a vedere qualche giocatore. Ok, ragazzi. Conferenza stampa. Giocatore infortunato, obiettivo di campionato. Fare una richiesta. Speravo di. Va bene, va Di Maria. Non mi serve niente. Allora, parlo male della Juve, ragazzi. Parlo male della Juve per mettere della benzina sul fuoco. Quanti soldi abbiamo? Quanti money? Sempre 103 milioni. Boateng infortunato, quindi sto messo proprio male. Mamma mia, devi fare questo piccolo cambio. Sì, però non ho un difensore centrale io. Chi cavolo ci metto adesso? Scelto Hazard. A random proprio. Io ho troppi centrocampisti e non ho, e ho pochissimi, ma pochissimi ancora, ma pochi, 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 pochi. Difensori, centrocampisti c'è un bordello. E niente ragazzi, andiamoci a giocare la partita con la Juve. Incredibile. Per questo ho dichiarato, sembra sono gli stessi risultati loro.
Mamma mia, le notizie parlano come mettere la benzina sul fuoco, mamma mia. Io mi vado subito a giocare la partita contro la Juve. Con voi ovviamente farò le partite solo più importanti. Alternativo. Io gioco in casa, voi siete ospiti, quindi no, rosa no. Terza maglia. Pioggia no. Pioggia no. Perché pioggia? No, porco due, pioggia no. No, pioggia no, pioggia no. Vabbè, faccio l'allenamento da solo. Ok ragazzi, eccoci qui, Serie A Team. Guardate la loro aggressività incredibile. Io mi voglio andare a vendere qualcun altro. Pokémon. Nella prossima finestra di mercato io mi voglio andare a vendere proprio Ribéry, eccetera. Mano era mano. C'è Neymar lì, grande Hazard. BOOM! Uffa però, se continuiamo subito così, anzi se iniziamo subito così no, eh. Cioè non c'è mai qualcuno che si va a proporre, no, eh. Si è girato benissimo, metti la tira buona e non l'ha messa tira buona, però sempre palla nostra. La mette in mezzo per me. Oh, che palle, pure un palo, che palle proprio. Traversa, palo. Che culo la Juve, eh. A parte quello che si ruba le partite, che è opinione personale. Cioè, ho ripreso un'altra volta la traversa per l'entrata. Ha tirato un missile assurdo. Al 16° minuto, Messi che ha la divisa con il numero 16. Guardate lì. Guardate, ha preso una traversa e gol. Incredibile. Io mi voglio andare a vendere Neuer perché non mi serve per niente proprio. È inutile nella mia squadra perché ho De Gea. È una cosa assurda. Scrivete se l'idea della nuova serie vi piace. Ci ho messo un sacco ad arrivare a 1 miliardo di budget, però ne vale la pena. Adesso giochiamo con una squadra relativamente incredibile. La squadra fuori dal normale. Mamma mia, Pogbino. Bellissimo Pogba. Grande proprio. Nel prossimo episodio, ovviamente, porterò anche qualche episodio della Champions Cup, quindi della Champions League su FIFA. Quindi dovete rimanere attivi e poi dovrò fare anche un video delle chiarenze sul mio canale. Non c'è riuscito a passare in mezzo a due, però dai, fa niente. Guardate Neymar, ma perché la devi andare a toccare? Oh, no. Cioè, ha rimediato il suo errore, non è vero? Perché subito dopo non ha fatto. Ha rimediato di nuovo. Guardate Barzaglione. Non so dove andare. Si è girato splendidamente con la skill. Non sapevo, cioè io non so cosa fare. Nessuno che si apre, nessuno che si fa proporre, però. Intanto stiamo vincendo 1-0, quindi è buono. A noi non ci importa nulla, perché noi siamo i migliori. No, Messi, no, Messi, non mi fare queste cose, Messi. Ti ho pagato solo a te mezzo miliardo. E tipo arriva strano.
Marchisio è anche un bel centrocampista, però a me non mi serve perché in centrocampo c'ho Pisellone del 98, eccetera. C'ho Hazard, c'ho una marea di giocatori in centrocampo. No, Ibra, no, angolo. Dai, a me mi va più che bene il calcio d'angolo perché c'è Gareth Bale che la butta in mezzo. Guardate Gareth Bale, fa l'assist. Guardate Buffon. No, no, io un altro po' mi vado a comprare. Guardate che tira! Che culo! Ha tirato di sforbiciata. Sì, Ronny, sto dicendo cosa, Ibrahimovic. Di sforbiciata, mamma mia, era un tiro assurdo. Angolato, quindi bellissimo. Io c'ho Hazard, non puoi passare mai con Hazard. Fine primo tempo, incredibile. Ok ragazzi, ho messo Strootman al posto di Nainggolan, Alexis Sanchez al posto di Neymar e Touré al posto di Pogba. Poi ho fatto qualche cambio di posizioni, quindi adesso è incredibile la squadra proprio. Non vi preoccupate che Alexis Sanchez è 97, quindi è una bestia anche lui. Guardate, cioè non lo rivie più nessuno a lui. Guardate che velocità, no, non l'ho visto sul radar il calciatore suo, no, bastardo. Se no, c'avevo le praterie. Guardate Pisellone Touré 98, quanto cavolo è forte. Bastardo. Morata anche è un ottimo giocatore, quindi forse me lo vado anche a prendere, forse. Perché è giovane quindi può anche crescere di overall, grande Sergio Ramos. Cosnell. Cosnell. Noi vorremmo vincere il mondo. Cioè, Champions Cup, di tutto e di più praticamente lo dobbiamo vincere noi. No, Messi, no, Messi, no, Messi, no, Messi, no, Messi. Sì, Bale, sì, no, Bale, sì, Bale. Alexis, grande Alexis, no. No, fanculo. Non dire parolacce, capo della polizia. Via, 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 mia. Oddio, si è suicidato. Oh, vai Sergio Ramos, vai Sergio. Ibra, oh Ibra, oh Ibra. Dalla giù per Ronny, dalla giù per Ronny. No, volevo fare qualcosa di bello. Non è riuscito perché, cioè, io ho paura dei difensori. Sempre a lui la palla, sempre a lui. Oh, è scattato Messi. Un po' bassocchio il passaggio, però. Sì, vabbè, Alexis, non ti fare l'inscivolata a mezzo campo, però, eh. Mi raccomando, che se no. Mio Dio, no. Pressalo, pressalo! Che schifo. 1-1, tocca segnare subito. Mio Dio, nano malefico. Mamma mia, il Messi. Mi fa prendere infarti con queste cose. Vai Gareth, da laggiù per Strootman. Messi! Che palle, un altro palo. Ci ho preso due traverse. Due traverse. Tre pali. Che palle però, eh. Ha messo Hernanes al posto di Pereira. Hernanes è buggato, quindi cavoli mia. 76esimo, io non posso perdere. Guardate quest'altro, cioè. Ma come fai Ronaldo a prenderla di mano? Mamma mia, oh, sto gioco, fermate. Cosa impressionante. Catta, cavolo, Ronny. Devi correre come se non ci fosse un domani, Ronny. Che culo, ragazzi, che culo. Grande, grande, fantascienza ovviamente, no. Ma ancora Ronny, aggressivo come se non ci fosse un domani. Mi ha sentito che io mi stavo un attimo lamentando.
Rigore. Dai! Anche il calcio di rigore per Dio Zlatan. Che adesso io la buco la porta. Marchisio se ne va via. Eccolo Dio Zlatan. Io ci tiro proprio con lui. Una bomba a mano. Non può sbagliare Dio Zlatan. Tira una bomba a mano assurda. Guardate. Assurda. Cannonata di Zlatan. 3-1, ribalto totale agli ottantesimi. C'è anche Hazard, è fallaccio lì. Bastardo era fallo. Bastardo era fallo, adesso mamma mia. Altro che mi vendico, ti rompo i piedi. Oh! Che palle manca, Kitsch. Vai Bale, no Bale. Qualcuno vada, cavolo! E la Madonna, e la Madonna. Oh, c'è Ronaldo da solo. Non la dare a Zlatan, c'è Ronny. Grande, grande Ronny, grande Ronny. No, non frenare Ronny, dalla messa adesso fuori gioco. Fuori gioco. Dai, che abbiamo vinto 3-1, dai, la Roma è la migliore, ragazzi, la Roma è la migliore. Madonna, addirittura. Qui nessuno ha ancora giocato. Mamma mia. Ragazzi, eccoci qui che vediamo il tabellone. Noi siamo primi in classifica, incredibile. Due vittorie abbiamo fatto di seguito. Quindi il Milan è secondo, il Torino è terzo. La Juve, oh mio Dio, dove cavolo è la Juve? È tredicesima. Il Frosinone è ultimo. E la Lazio è settima. Dai, diciamo non male. Per le prime due partite abbiamo giocato molto bene. E niente ragazzi, penso che con questo, per questo episodio piccolo della nostra nuova serie posso terminare qui. Se arriviamo a 7 like la continuo. E niente ragazzi, per questo video è tutto. Con voce Angela Gamer 04. Bella.